1996, Sarajevo. Una guerra che sembra non voler finire mai, nonostante l'intervento della NATO. A 28 anni, Carlo Calcagni è un esperto pilota dell'esercito italiano e viene impiegato in numerose missioni di recupero di civili e militari feriti e mutilati. Nel corso di questa attività di salvataggio di vite incontra un nemico, le nanoparticelle di metalli pesanti da uranio impoverito che si impossessano di ogni singola cellula del suo corpo. È lì che inizia la sua battaglia per la vita. Una storia che il colonnello Calcagni ha voluto raccontare a Reggio Calabria nel corso di un incontro tenutosi presso Palazzo Campanelle organizzato dall'ASI, durante il quale è stato proiettato il docufilm a lui dedicato. Purtroppo è una storia vera, è un vissuto reale sulla mia pelle, come quella di tanti colleghi che purtroppo hanno anche perso la vita proprio per fare il proprio dovere. E noi abbiamo fatto una scelta di vita, abbiamo deciso di dedicare la nostra vita agli altri, quindi mettiamo anche in conto il sacrificio massimo, estremo. Però ammalarsi per un nemico invisibile è veramente devastante. Ci sono state anche 4 commissioni d'inchiesta che hanno indagato ed accertato la pericolosità dell'uranio impoverito e in realtà poi ciò che crea il danno sono le nanoparticelle che l'uranio impoverito genera, non ultimo con l'attuale ministro della difesa Elisabetta Trenta, che ha preso atto di un problema reale e facendo anche un comunicato pubblico dichiarando che non è più possibile tacere sulle morti e sui malati per queste problematiche e proprio per questo ha istituito un tavolo tecnico che ha iniziato i lavori presso l'Ispettorato di Sanità dal 22 febbraio. La mia fortuna per essere fra l'altro ancora qui e avere questa opportunità oggi di stare in mezzo ai ragazzi è proprio perché non mi sono arreso davanti a una malattia devastante, davanti a una malattia che ti distrugge, ti consuma giorno dopo giorno, perché è una quotidianità che ti rende tutto più complicato. E lo sport in tutto questo è stato veramente la mia salvezza. Una manifestazione di affetto, una manifestazione di condivisione, una manifestazione che noi dell'ASI ripetiamo perché non è la prima volta e ovunque la portiamo riscuote grande successo. È una dimostrazione di come si possa far bene il proprio dovere, è una dimostrazione di come si può far il bene del paese anche nel momento in cui si termina una vita militare, ne inizia un'altra forse anche più dolorosa ma sempre con la divisa addosso, perché comunque bisogna cercare di dare l'esempio e Carlo Calcagni è diventato un esempio nel mondo militare, è diventato un esempio nel mondo sportivo e noi sportivi che abbiamo a cuore i valori e i principi abbiamo interpretato questo suo messaggio come un messaggio da condividere e da poter diffondere il più possibile.